Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti a questo terzo incontro del ciclo collaterale alla mostra Anni 20. Stasera con noi il professor Cortellesa, che ringraziamo davvero molto di essere venuto, nonostante appunto condizioni di salute non proprio rassicuranti, ma la voce sembra che l'abbia recuperata, quindi lascio la parola al professor Cortellesa. Docente all'Università di Roma, storico e critico della letteratura italiana del Novecento, ha avuto un contributo, ha offerto al nostro catalogo un contributo molto importante e significativo, di incrocio peraltro, tra arti figurative e letteratura del periodo, in riferimento appunto al tema della memoria della guerra e al trauma del conflitto, e saranno gli stessi argomenti con cui ci intratterrà stasera. Lascio subito la parola al professor Cortellesi. Grazie. Grazie a Matteo Fogessati, grazie a Gianni Franzone per l'invito, ma soprattutto per la bellissima mostra che tutti voi avete visto. Io l'ho appena vista, non ho potuto vederla precedentemente, avevo visto il catalogo. E in realtà, appunto, in questi ultimi anni, legati al centenario della Prima Guerra Mondiale, sono state organizzate molte mostre importanti, più o meno belle, più o meno innovative, ma in questo caso il focus appunto è sul periodo successivo. Eppure l'impressione, sarà la mia deformazione evidentemente, è che la radice traumatica, lo spettro traumatico della guerra riverberi anche nelle figurazioni che sembrano apparentemente più remote, quelle in cui appunto l'equilibrio compositivo omaggia modelli stranieri o classici. In tutti questi esempi, e devo dire la scelta delle opere soprattutto è rimarchevole da questo punto di vista, c'è sempre una riga nello spettro, no? Che in qualche misura incrina la coerenza e la linearità delle figurazioni, anche all'interno delle poetiche che invece maggiormente si volevano e si professavano ricostruttive. A proposito del tema della costruzione e della distruzione, mi piace sempre citare un passo dell'uomo senza qualità di Musil. Lui diceva, appunto in questo testo, parlava dell'età dell'espressionismo, che secondo lui non era mai cessata, cioè si va dalla fine dell'Ottocento sino alla composizione del romanzo, che come sapete va avanti per tutti gli anni 30. E Musil dice a un certo punto, la nostra è un'età struttiva, in cui la costruzione e la distruzione non si alternano nel tempo, come appunto tutte le ideologie del ritorno all'ordine presuppongono, ma coesistono. Ogni atto di ricostruzione impone una decostruzione di una narrazione precedente e viceversa. Ogni atto di sintesi in realtà presuppone un'analisi, e ogni atto appunto di affermazione in qualche misura contiene l'ombra, serba l'ombra della negazione. Ci sono molti quadri qui in mostra che in qualche misura dimostrano questo assunto, no? Un autore che mi è molto caro è appunto Ferruccio Ferrazzi. Ecco, l'idolo del prisma di Ferruccio Ferrazzi sembrerebbe essere una di quelle figurazioni che ricompongono, no? Un clima addirittura esoterico di idoleggiamento e di esoterismo, appunto, di salvazione, di soteriologia. Eppure il tipo di impaginazione di Ferrazzi, no? Sempre questo raddoppiamento, questi filtri, questi schermi, questi vetri, rinviano sempre a un oltre, rinviano sempre a una doppiezza, rinviano sempre a qualcosa che è al lato della figurazione, che probabilmente contiene la sua negazione segreta, contiene la sua ombra, se vogliamo dirla in termini psicanalitici, anche un po' banali. E questo, per esempio, negli autoritratti di Chirico, di cui mi sono occupato recentemente, è molto evidente. Tutti gli autoritratti, anzi tutti i ritratti, ivi compreso quello di Casella che avete in mostra, di De Chirico sono doppi. Alcuni in maniera evidente, come quello del 19, in cui lui si ritrae proprio accanto a un ectoplasma, quindi proprio uno spettro. Ma in realtà sono doppi, a partire da quello di Apollinaire, in un modo o nell'altro tutti i ritratti di De Chirico. Su questo si può arzigogolare a lungo, ma diciamo ve lo risparmio. Allora, oggi invece il mio tema sarà quello appunto che ho intitolato l'età ortopedica. Questo aggettivo ortopedico viene, come immaginate, dal titolo di un celebre scritto di Roberto Longhi,
probabilmente la più bella stroncatura che sia mai stata fatta nel nostro Novecento e che riguarda proprio De Chirico. Nel febbraio del 19 De Chirico si era trasferito in realtà da qualche settimana a Roma, da Ferrara, dove appunto aveva passato lunghi anni, e questo periodo ferrarese chiaramente, come vedremo, è fondamentale nella sua storia. Si trasferisce a Roma e organizza alla Casa d'Arte Bragaglia, quindi una sede connotata come legata all'avanguardia, la sua prima personale italiana. Quindi insomma è un momento decisivo per un uomo che viene da una lunga peregrinazione, che si considera e si vuole a tutti i costi italiano, ma in termini pratici di italiano ha davvero poco, a partire dalla lingua. Poi appunto, come sapete, è nato in Tessaglia da genitori nati in Turchia. La baronessa Cervetto era di origine genovese ma era nata a Smirne. Il padre, il famoso ingegnere costruttore di ferrovie Evaristo, era invece di origine siciliana. Poi aveva studiato in Germania, a Monaco di Baviera, si era affermato a Parigi, cosa che naturalmente era molto mal vista in patria. E insomma l'arrivo in Italia, sostanzialmente dopo alcuni passaggi importanti dove avvengono anche incontri importanti tra il 10 e il 12, però l'arrivo definitivo in Italia è legato alla Grande Guerra. I fratelli De Chirico sono costretti a rientrare in Italia perché, se fossero rimasti a Parigi, la legge allora vigente li avrebbe considerati a tutti gli effetti disertori. Quindi, per evitare questa accusa, i fratelli De Chirico si inducono, forse perché già sapevano che se la sarebbero cavata abbastanza facilmente, a appunto andare in Italia e a arruolarsi in vista dei combattimenti. In realtà Giorgio viene immediatamente riformato, non vedrà nulla della guerra, mentre Andrea, Alberto Savinio, un po' di guerra la vedrà soprattutto nel 17, quando andrà in missione a Salonicco, quindi nella sua Grecia, come traduttore, come interprete, come ufficiale di collegamento. E questa guerra, come vedremo, nell'opera di Savinio ha un peso abbastanza importante. Nel 19 però, dopo il periodo a Ferrara di cui parleremo dopo, De Chirico appunto organizza questa mostra, e essendo la prima mostra in Italia, la sua prima persona in Italia, la investe di grande importanza. Se non che lui conta molto sul vecchio amico Papini, chiede a Papini di mandare qualcuno. Papini all'epoca dirigeva le pagine culturali del quotidiano Il Tempo, che era allora un quotidiano molto importante a Roma, e appunto De Chirico conta su una recensione favorevole a questa mostra. E naturalmente le premesse ci sono tutte, perché Papini assolda quello che già, pur essendo molto giovane, era considerato il maggior critico d'arte vivente, appunto Roberto Longhi, il quale però scrive una stroncatura memorabile, meravigliosa, scritta meravigliosamente, ma una stroncatura feroce che attacca De Chirico su tutti i piani, e in particolare lega l'imagery, l'immaginario di De Chirico al tema della mutilazione, al tema dei reduci del dopoguerra, delle vittime, delle ferite e delle mutilazioni appunto subite in guerra. È un'umanità manichina. I manichini di Chirico per Longhi sono tutte figure del trauma bellico. Ora, questo da un punto di vista cronologico e storico naturalmente è impossibile, infatti poi De Chirico nelle memorie avrà buon gioco a ironizzare contro i grandi filologi che si preparano schede minuziosissime su ogni minimo del 400 quando devono attribuire la pala d'altare nella chiesetta di provincia, e poi invece quando scrivono dei contemporanei gli dicono la prima cosa che gli passa in testa. Non è possibile evidentemente che tutti i manichini di Chirico siano delle figure post belliche, perché la figura del manichino nasce, e questo ormai è stato provato credo abbastanza definitivamente, nella primavera del 14. Poi la nascita del manichino, da dove venga, quali siano le sue fonti letterarie, su questo c'è una discussione ampia e molto interessante che vi risparmio, ma le date quindi non consentono di collegare il manichino alle figure appunto dei reduci postbellici, anche se bisogna dire che i manichini della primavera del 14, che sono solo due quadri della primavera del 14 di De Chirico con i manichini, sono molto diversi da quelli che invece cominceranno a circolare nel 15, e poi soprattutto quelli del periodo di Ferrara e ovviamente quelli del periodo successivo. Quindi probabilmente la figura del manichino nasce autonomamente, ma l'imagery, l'immaginario postbellico, l'immaginario traumatologico, ortopedico, per dirla con Longhi,
interviene a modificare l'ispirazione di Chirico, a precisarla, a darle appunto un'indicazione importante. Ma il pezzo dei Longhi è significativo anche e soprattutto, direi, per un altro motivo, cioè per il fatto che in sostanza Longhi collega questa imagine, questo immaginario di De Chirico a quello futurista. Siamo appunto alla casa d'arte Bragaglia e il manichino di De Chirico per Longhi è parente stretto dell'uomo Cucuma, come lo chiama, di Fortunato De Pero, che è un altro degli artisti che avete qui in mostra con un bel arazzo. Ora in realtà appunto le strade di De Chirico e di De Pero sono piuttosto distanti, piuttosto diverse, e soprattutto sfugge, credo intenzionalmente, a Longhi, che il futurismo lo conosceva bene, la differenza profonda che c'è tra il modo in cui De Chirico tratta certe immagini del moderno, certe figurazioni della modernità, della contemporaneità, da quello dei futuristi. C'era anche il fatto che c'era Papini naturalmente alle spalle di questa stroncatura, e Papini a sua volta aveva un rapporto molto controverso con l'eredità futurista, con il significato dell'esperienza futurista. Ma soprattutto sfugge a Longhi, sfugge credo intenzionalmente, il fatto che per De Chirico la presenza dell'immaginario moderno, dei camion, dei treni, delle stazioni, accostate all'immaginario classico, no? Questa collisione che, dice appunto Longhi, fa sprizzare scintille, è proprio un modo per contravvenire profondamente all'ottimismo coatto, all'affermatività spesso retorica e sappiamo anche quanto politicamente connotata dei futuristi in senso stretto. Chi l'ha spiegato meglio di tutti credo sia Jean Clair, in un saggio degli anni Ottanta, in cui parla della modernità di De Chirico come del terrore della storia. Cioè la dimensione storica in De Chirico è presente, ed è presente anche la memoria della guerra, sono presenti le memorie delle guerre, addirittura di quelle ottocentesche, dell'indipendenza greca, che restano come una sorta di mitologia familiare che sedimenta nell'immaginario di De Chirico e di Savinio. Ma questa modernità non è appunto vissuta affermativamente, è vissuta invece con un senso di terrore, con un senso di angoscia, con un senso di fuga vera e propria, che poi sarà il movente psicologico della svolta classicista degli anni venti. Perché mi sono come dire, appassionato a questa vicenda e ho colto l'occasione dell'invito di Matteo Focassati e Gianni Franzone con tanto entusiasmo? Ho scritto un testo troppo lungo e che li ha messi in difficoltà, perché è arrivato all'ultimo momento, sono stati generosissimi nell'accoglierlo in catalogo, perché appunto ormai sono diversi anni che la mia ossessione legata alla Grande Guerra si sta precisando sul tema post-bellico, cioè su come gli effetti della guerra riverberino nella mentalità collettiva, oltre che nella psiche individuale degli artisti, addirittura fino a tempi remotissimi, molto distanti da quelli in cui sono svolti i fatti. La dimensione del dopoguerra non è una dimensione solo storica, naturalmente è una dimensione che è importante precisare sul piano storico, e appunto è importante capire esattamente quale guerra conta per esempio per De Chirico, ma la dimensione della guerra, come sappiamo, è anche una dimensione simbolica, una dimensione archetipica, e soprattutto è una dimensione che ha a che fare con l'immaginario collettivo, con la psicologia collettiva. Ci sono una serie di segni nel paesaggio, una serie di marchi nel paesaggio che in maniera preterintenzionale, una volta Alessandro Portelli in quel bellissimo libro che si chiama L'ordine è già stato eseguito, quello sulla strage delle fosse ardeatine, li ha chiamati monumenti involontari, cioè dei segni della storia, dei segni di eventi collettivi che si sono fissati nel paesaggio senza che ci sia stata un'intenzione monumentale, senza che ci sia stata un'intenzione, per così dire, didascalica. Il paesaggio urbano in particolare, riporta questi segni e tanto più colpiscono, tanto più recano impressi in profondità il marchio della guerra, proprio perché questo marchio è involontario, proprio perché questo marchio non ha un'intenzione monumentale. C'è una foto che io ho trovato in una mostra che si è tenuta a Roma qualche anno fa, che si intitolava War is Over, una mostra curata da un grande storico della fotografia, un giovane
eccellente storico della fotografia di nome Gabriele D'Autilia e da Enrico Menduni, che invece è uno specialista dei mezzi di comunicazione di massa. Loro hanno analizzato il patrimonio relativo alla Seconda Guerra Mondiale dell'Istituto Luce, quindi della maggiore istituzione documentaria appunto dell'Italia fascista, ma anche del US Signal Corps, cioè dei documentaristi, fotografi e cineasti che seguirono le truppe americane durante l'occupazione del nostro territorio tra il 43 e il 45, con delle cose straordinarie. C'è per esempio un filmato, un mediometraggio di John Huston, che registra appunto gli immediati postumi di una battaglia durissima sul fronte di Monte Cassino, che è davvero una delle cose più moderne e più sconvolgenti che si possano vedere sul tema della guerra al cinema. Ma tra le tante fotografie invece dell'Istituto Luce ho trovato questa, che essendo una foto di questa città mi sembrava per così dire indispensabile porre come punto d'inizio di questo nostro discorso. Siamo appunto a Genova nel 1943. Di bombardamenti, come sapete bene, questa città ne ha subiti molti, sia dal mare che dall'aria. Probabilmente questa fotografia è stata presa il 29 ottobre, subito dopo il bombardamento del 29 ottobre del 43, almeno stando all'abbigliamento della signora che attraversa appunto questa strada. E qual è il punctum di questa foto? Sono appunto queste serrande, queste saracinesche del grande albergo Palazzo, che sono state deformate dallo spostamento d'aria delle esplosioni delle bombe. I segni della guerra in questa città, lo sapete appunto meglio di me, sono enormi, sono profondi. C'è la reliquia del proiettile da 381 mm riconservata al Duomo di San Lorenzo, anche se probabilmente non è il proiettile originario che venne effettivamente sparato dalla corazzata inglese. C'è un film molto interessante del 49 di René Clément, Le mura di Malapaga, con Jean Gabin e Isa Miranda, che è girato qui a Genova e che sembra quasi Germania anno zero. È una cosa veramente impressionante. Beh, questa fotografia per me è un esempio appunto straordinario di monumento involontario, cioè di segno che un gesto bellico, un atto bellico, un evento bellico ha impresso sul paesaggio, senza che gli uomini abbiano, come dire, intenzionalmente usato questa immagine per ricordare la guerra. Ed è proprio questo che la rende così potente, così efficace, così forte, così lacerante, no? È qualcosa che può essere assimilato alle famose foto, no? Celeberrime foto delle ombre delle vittime della bomba di Hiroshima, no? Ricordate le fotografie che hanno fissato l'ombra delle persone disintegrate dal lampo dell'atomica nell'agosto del 45, di cui è rimasta solo l'ombra fissata appunto sul pavimento stradale. Ecco, foto come queste appunto sono esempi di questi monumenti involontari. E il tema appunto dei mutilati di guerra, il tema di quello che ho chiamato l'età ortopedica per quanto riguarda invece i postumi della Prima Guerra Mondiale, probabilmente sono una chiave d'accesso a questo regime post bellico che appunto è trasversale ed è si interseca con la dimensione storica, ma che incrocia anche qualcosa di profondo nella nostra psiche. Questo è un altro episodio, fino a poco tempo fa sconosciuto, ma che negli ultimi 20 anni invece è stato molto raccontato, anzi nel 2015 sono state fatte due importanti mostre appunto a Possagno, una a Possagno e una a Milano per la verità, che hanno ricordato questo evento. Ed è il punto di partenza del testo che appunto ho dato al catalogo. La gipsoteca di Possagno, Possagno è il paese natale di Antonio Canova, è un luogo importantissimo per gli studiosi del neoclassico italiano, è stato restaurato da Carlo Scarpa ed è oggi un centro molto attivo di documentazione e di studio appunto dell'opera di Canova. Nel 1917 Canova era stato sepolto a Possagno, la gipsoteca si trova un po' fuori dal centro del paese. Canova invece è stato sepolto nel tempio appunto che gli è stato dedicato all'indomani della morte nel suo paese natale, ma nella gipsoteca sono conservati appunto i gessi che sono il primo passo, anzi in realtà il secondo passo
nella costruzione di questi di queste opere così, che ci sembrano appunto così fuori dal tempo, no? Il tema dell'idealismo di Canova è stato è stato romanzato, è stato sottolineato, è stato magnificato a suo onore, naturalmente, no? Si tratta di figurazioni che in qualche misura compongono degli ideali che vanno al di là della storia, gli ideali femminili e maschili, corpi perfetti delle statue di Canova sono qualcosa che appunto fa appello a una dimensione del corpo e dello spirito che non ha la corruttela del tempo. E invece nella fine del 17 Possagno fu bombardata dall'esercito austriaco, siamo all'indomani della rotta di Caporetto, Possagno si trova proprio sulla linea del fronte e infatti in realtà Possagno e tutto il circondario erano stati evacuati, quindi i bombardamenti che ci furono tra il novembre e il dicembre del 17 non fecero alcuna vittima, e ci si chiede anche perché vennero eseguiti. Probabilmente il motivo era proprio anche quello di colpire una sede ideale dell'arte del paese nemico, anche se poi in realtà molti di questi gessi erano stati messi in salvo, erano stati portati a Padova da una commissione, da un'apposita commissione di tutela del patrimonio artistico durante la guerra, che vedeva tra i suoi componenti un giornalista di moda molto brillante, Ugo Ietti, che è stato anche un grande personaggio appunto della storia del collezionismo d'arte negli anni successivi. E Oietti si trova proprio a Possagno all'indomani del bombardamento e descrive in una lettera alla moglie l'effetto di questo bombardamento, che è quello che potete vedere appunto in questa fotografia. I gessi di Canova sono stati frantumati, decapitati, sono stati distrutti, polverizzati in alcuni casi. Tanto è vero che quando poi la guerra finisce, il fronte si allontana da Possagno, al conservatore della gipsoteca Stefano Serafin, che era appassionato di fotografia e che ha realizzato queste fotografie insieme al figlio Siro, a Stefano Serafin venne dato l'incarico di restaurare i gessi, di ricomporre queste spoglie. E questo perché nel 22 era previsto appunto, adesso ce ne sarà un secondo, il centenario della morte di Canova, in occasione del quale ci sarebbe stata una grande mostra. Serafin si mette al lavoro e effettivamente riesce a ricomporre quasi tutte le statue che erano state rotte dagli austriaci. Ma in un primo momento si reca appunto nella gipsoteca, che era il museo da lui conservato, quindi possiamo immaginare con quale cordoglio, con quale trauma, e non si sa bene chi aveva cominciato a rabberciare questi gessi, non con gli strumenti dei restauratori di professione, ma con la volontà proprio di venire incontro a una sofferenza che era evidentemente di chi si confrontava con quell'ideale di bellezza che era stato invece devastato dalla furia della storia. E le fotografie che vennero realizzate immediatamente dopo appunto la scoperta della gipsoteca bombardata sono piuttosto impressionanti anche per questo, per il fatto che i primi restauri, non quelli realizzati poi da Serafin, sono a volte più crudeli ancora delle ferite che sono state inferte dai proiettili dei cannoni austriaci. Queste fotografie hanno un, pensate appunto a questa qui sulla sinistra, no? Hanno un'ispirazione che sembra quasi surrealista, sembrano quasi immagini di Man Ray, sembrano quasi immagini appunto di un sadismo che, proprio in quanto il corpo incorruttibile dell'ideale di bellezza femminile provocava una forma di passione, visto infranto questo corpo dalla storia, il lavoro di ricucitura ha un qualcosa di tremendo, di perverso, di a contempo lenitivo e offensivo. C'è un paradosso dentro questa ricucitura,
ed è il paradosso appunto dell'età ortopedica. Io quando ho visto per la prima volta queste fotografie le mostrò Manlio Brusatin in una conferenza, era stato quello che le ha tirate fuori negli anni 80, e io vidi questa conferenza negli anni 90 a Milano di Brusatin, mi fece un effetto pazzesco, cioè parte una turbativa sessuale inconfessabile, che confesso in questa occasione, ma al di là di questo, proprio l'idea che questa era l'immagine perfetta per ricostruire lo spirito di quella ricostruzione, lo spirito di quella, di quel momento post-bellico, che è quello che proprio fa ribellare Longhi, secondo me. Cioè Longhi percepisce l'erotismo, percepisce la sensualità, percepisce la perversione di De Chirico, ma la rifiuta moralisticamente, idealisticamente, e appunto non la capisce, si rifiuta di capirla, quando lui invece avrebbe avuto tutti gli strumenti per farlo. Io non so come andare avanti. Ecco. Qui per esempio trovate uno delle teste di Canova che sono state più deturpate dai bombardamenti. Oietti fece una conferenza appunto a Firenze prima del bombardamento di Possagno e ha questa frase estremamente intuitiva: il nemico voleva ferire l'Italia nei suoi monumenti, nella sua bellezza, per dare quasi l'illusione di colpirla sul volto. Il volto, naturalmente Fogessati farà una conferenza sul ritratto, quindi è chiaro che il volto è non solo il luogo dell'anima secondo tutti i trattatisti, ma è il luogo dell'incontro col prossimo. Lo dice la filosofia, no? Pensate a Emanuele Levinas, che è stato il filosofo che maggiormente ha fondato l'idea di intersoggettività proprio sull'incontro tra gli sguardi, tra il riconoscimento tra i volti. Riconoscere il volto dell'altro è il primo passo per accettarlo, il primo passo per entrare in un dialogo reale con l'altro. Nel momento in cui quel volto noi non lo riconosciamo e non lo riconosciamo come nostro simile, quella è la massima offesa che un corpo possa ricevere. E quindi i feriti al volto che percorrevano l'Europa negli anni subito dopo la Prima Guerra Mondiale furono un trauma culturale che appunto percorre la letteratura, percorre l'arte, ma un trauma culturale che ci dice molto proprio sull'Europa di quegli anni e forse non solo di quegli anni, forse appunto anche sull'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, un secondo dopoguerra che in qualche misura da questo punto di vista giunge forse fino a noi. Ecco, qui invece trovate per esempio una figurazione nell'immaginario popolare, no? Giuseppe Scalarini è un illustratore, un vignettista di fede socialista che raffigura appunto la vittoria italiana come la carrozzella di un mutilato, di un'Italia turrita, mutilata, con gli occhiali da cieco come l'Apollinaire di De Chirico, in cui, non so se potete vederli da questa distanza, ma sono segnate anche le cifre statistiche delle vittime, dei mutilati appunto, dei morti in guerra, ma poi appunto dei sordi, dei muti, dei ciechi di guerra che attraversavano appunto il paesaggio. Questo tema della mutilazione collettiva fu interpretato, come sapete, meglio di tutti da Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio nel 18 pubblica alla vigilia della battaglia di Vittorio Veneto questo testo in versi, questa canzone in versi pubblicata come tutte le altre del periodo della guerra dal Corriere della Sera di Luigi Albertini, in cui compare la famosa frase: vittoria nostra, non sarai mutilata. E questo format, questo slogan della vittoria mutilata diverrà, nelle mani della propaganda nazionalista e poi fascista, un'arma di distruzione di massa. Cioè fu veramente il grande claim, il grande format, il grande slogan di tutti i revanchismi, che sono paradossali perché l'Italia la guerra l'aveva vinta. Questa è una cosa di cui parla molto questo storico Gerwart, molto interessante, cioè il revanchismo dei paesi vincitori. La Prima Guerra Mondiale, a differenza di altre guerre, vide un moto revanchistico ovviamente da parte degli sconfitti che vennero umiliati a Versailles, come vedremo, ma anche da parte di coloro che avevano vinto, come l'Italia, e che pensavano di non aver avuto a sufficienza dalla guerra vinta in termini di evidentemente vantaggi economici, territoriali, politici e quant'altro. La vittoria mutilata era proprio questa. Nei termini segreti dell'accordo di Londra, che aveva fatto sì che l'Italia avesse cambiato alleanze e fosse infine entrata in guerra nel maggio del 15 a fianco degli alleati,
non c'era, per esempio, non era precisato il destino della città di Fiume. E D'Annunzio nel settembre del 19 appunto prese i suoi legionari e cominciò quell'epopea incredibile che è stata appena rievocata appunto nell'occasione del centenario e che molti storici interpretano come la vera anticamera progettuale del movimento fascista, con tutte le ambiguità del caso, perché poi la Repubblica, anzi la reggenza del Carnaro fu un esperimento politico estremamente ambiguo, estremamente ambivalente. La carta era stata redatta da un sindacalista estremista come Alceste De Ambris, ma il comandante si era riservato il diritto di modificare alcune parole, parole chiave. Per esempio la parola Repubblica diventava appunto la parola Reggenza e quindi cambiava completamente il significato di quell'esperienza. E poi c'erano tanti altri dettagli. È stata pubblicata anche l'edizione critica della carta del Carnaro, che è davvero interessante da questo punto di vista. Fatto sta che, appunto, secondo molti interpreti, ma anche su questo c'è una discussione che vi risparmio, questa esperienza di D'Annunzio è l'anticamera appunto della marcia su Roma e dell'anticamera, soprattutto dell'immaginario, del linguaggio e della sloganistica mussoliniana. Proprio il reduce per antonomasia Carlo del Croix, di cui qui ci sono appunto i ritratti del scultore Sant'Agata, che è stato un personaggio notevole del periodo tra le due guerre, a un certo punto lui era un seguace di D'Annunzio, un ammiratore di D'Annunzio, ma a un certo punto aderì, seppure in maniera contrastata, mi spiegava Matteo prima, aderì al fascismo. Infatti ebbe anche delle prebende poi nel periodo fascista. Fu un personaggio celebre, Gadda lo cita nei suoi testi, era appunto il leader del movimento dei mutilati, cieco di guerra e privo anche delle mani, pur essendo un uomo robusto e di grande vigore fisico. Carlo del Croix a un certo punto, proprio per spiegare il rapporto tra D'Annunzio e il fascismo, usò una sintesi, l'ho trovata nel libro, è stato appena pubblicato, nella biografia di D'Annunzio di Maurizio Serra, una sintesi perfetta dal mio punto di vista. Lui dice: i miti che costruì D'Annunzio, che concepì D'Annunzio, fondarono l'Italia che gli successe senza la sua presenza. Quindi è una formulazione perfettamente ambigua. D'Annunzio non partecipa al fascismo, tra l'altro si iscrive ai fasci a Fiume, ma poi non rinnova la tessera e non sarà mai membro del Partito Nazionale Fascista. D'Annunzio quindi appunto non partecipa al movimento fascista, ma costruisce tutto l'armamentario simbolico, tutto l'armamentario ideologico, che è la cosa più importante, o gran parte dell'armamentario ideologico del regime che seguirà. In fondo, con strumenti certo molto diversi da quelli di Carlo del Croix, è lo stesso teorema che ha usato Derrida per Nietzsche, no? A proposito del rapporto tra Nietzsche e il nazismo. Naturalmente Nietzsche non può essere considerato partecipe del nazismo perché è morto prima, a differenza di D'Annunzio nei confronti del fascismo. Ma allo stesso modo i miti, alcuni miti di Nietzsche, secondo Derrida, sono stati appunto indispensabili alla formazione della idealità nazionalsocialista. E questo è una responsabilità per un autore, no? Per uno scrittore, per un filosofo, altrettanto grave della partecipazione materiale, della partecipazione militare, che invece D'Annunzio negò al fascismo. Fatto sta che il mito del reduce naturalmente lo riguarda in prima persona, perché come sapete nel gennaio del 16 D'Annunzio perde un occhio dopo una delle sue imprese aeree, compone mitobiograficamente in questa condizione di cecità il Notturno, che è uno dei suoi capolavori, un testo straordinario che verrà pubblicato solo nel 1921. Ma in realtà poi la questione della composizione del Notturno è molto complicata, lui aveva cominciato a scriverlo anche prima dell'incidente, se è per questo. E questo è molto interessante, è l'ultima vignetta dell'apparato di illustrazioni di De Carolis, il suo più fidato collaboratore visivo, che ha questo motto estremamente emblematico, no? Dant vulnera formam, cioè sono proprio i colpi del destino, sono proprio i colpi della vita, della storia, sono proprio le mutilazioni che scolpiscono l'eroe, che scolpiscono la figura fisica, appunto l'orbo veggente, ma anche soprattutto la figura ideale, la figura etica, la figura politica del reduce. Ecco, questo cortocircuito tra mutilazione morale, tra mutilazione simbolica e mutilazione materiale, lo troveremo più di una volta anche in altri autori.
Poi dopodiché c'erano le famose facce rotte, le gel cassé, come venivano chiamate dai francesi. Le fotografie di questi disgraziati ancora oggi raramente le troviamo riprodotte nei libri, e tra poco ne vedremo alcune. Questa è una foto ricordo che venne realizzata proprio per la conferenza di pace del giugno del 19, quando Georges Clemenceau, no, il tigre, leggendario presidente francese degli anni di guerra, organizzò appunto questa cerimonia col preciso scopo di umiliare e distruggere psicologicamente la delegazione tedesca. Era una forma di revanche appunto da parte di un paese vincitore. I tedeschi ci hanno fatto tanto soffrire, noi faremo soffrire i tedeschi, e naturalmente i tedeschi a loro volta si vendicheranno 20 anni dopo. Clemenceau cosa pensa di fare? Schiera 5 di questi mutilati facciali, di questi mostri, appunto nel Salone degli Specchi, davanti alla delegazione tedesca che di lì a poco avrebbe dovuto firmare la pace, una pace, come sapete, capestro. E appunto potete immaginare queste facce moltiplicate dagli specchi, no? Un'immagine veramente da incubo. Clemenceau, raccontano le cronache, a un certo punto passa in rassegna questi soldati che erano stati scelti dai suoi collaboratori, non li aveva conosciuti in precedenza, e rimane anche lui colpito dai loro volti. E Clemenceau era il tigre, appunto, no? L'uomo che non si perde di coraggio in nessuna situazione, e a un certo punto dice a uno di loro: si vede che siete stati in brutti posti. E dicono le cronache che versò nell'occasione qualche lacrima. È un momento appunto retorico, è un momento simbolico, è un momento narrativo che la dice lunga appunto su come queste figure diventano anche figure di propaganda. Figure come Delcroix appunto in Italia, che possono essere utilizzate e che sono consapevolmente strumentalizzate dai regimi per gli scopi più diversi. Per esempio qui troviamo appunto due delle immagini più dure del libro di Ernst Friedrich. Ernst Friedrich è un anarchico tedesco che pubblica nel 1924 questo libro, Guerra alla guerra. Tra l'altro Friedrich ebbe un grande successo con questo libro, e addirittura con i proventi delle vendite del libro costruì un museo della pace, un museo antimilitarista a Berlino. E ancora una volta, per ironia della storia, quando presero il potere i nazisti, ovviamente Friedrich dovette lasciare la Germania, e quel luogo, il museo della pace di Friedrich, divenne una camera di torture della Gestapo. Il libro è stato pubblicato anche in Italia qualche anno fa da Mondadori, e appunto contiene delle fotografie che ancora oggi non si riescono a guardare con indifferenza. Ed è corredato da queste didascalie, da queste frasi, che sono frasi sarcastiche, come questa di Hindenburg: la guerra mi corrobora come un soggiorno alle terme. Hindenburg era appunto il grande comandante militare dell'impero tedesco, sarà protagonista anche del passaggio di potere al nazionalsocialismo, e una frase come questa appunto compone un cortocircuito stridente con l'immagine appunto insostenibile, intollerabile della faccia rotta. Questo meccanismo shock, no? Foto durissime e frasi sarcastiche, verrà ripreso pari pari da Brecht negli anni 50 addirittura, con un libro sulla Seconda Guerra Mondiale, ancora una volta il cortocircuito tra i due dopoguerra, che è un libro invece celeberrimo, l'ABC della guerra, che è stato fatto oggetto di diverse edizioni. Il tema dei mutilati facciali torna nell'arte di quegli anni, appunto ci sono numerose immagini di Dix, per esempio, però quella che questo è veramente un po' un caso limite di immagini davvero difficili da guardare, che è contenuto in un libro di una studiosa che si è dedicata per 20 anni allo studio di questo tema, che io mi sono dedicato per mesi, già ho degli effetti irreparabili nella mia psiche, non mi chiedo come sia possibile che questa persona da 20 anni studi questo tema. Ma comunque sono libri molto interessanti, quelli di Sophie Delaporte, perché ci fanno capire un po' lo stesso meccanismo che abbiamo visto all'opera Possagno, se ci pensate. La tecnologia chirurgica che era all'epoca disponibile era assolutamente impari
alla necessità del momento, non solo per la quantità, per le migliaia e migliaia di feriti al volto che affluirono nei centri di raccolta. Sophie Delaporte studia con molta attenzione, per esempio, come la Francia abbia organizzato numerosi luoghi che erano nascosti dall'opinione pubblica, erano remoti rispetto alle grandi spazi urbani, proprio perché questi uomini erano delle figure che spaventavano, che incutevano terrore e che demoralizzavano lo sforzo bellico. Ma la cosa che più colpisce è il fatto, appunto, che la tecnologia medica non era sufficiente per trattare queste ferite. C'è anche una questione proprio tecnica. Le pallottole, che questo lo spiega molto bene Stefano Duin-Rosò nella prefazione a questo libro, le pallottole della Grande Guerra hanno una tecnologia diversa da quelle precedenti. Sono pallottole che, per la loro forma e per la velocità e la rotazione che veniva impressa dalle armi che le sparavano, penetravano della carne molto più in profondità e la straziavano in maniera scomposta. Per cui quel poco che si sapeva della possibilità di ricostruire i volti in realtà non sortiva effetti, non ha sortito effetti per molto tempo. Qui per esempio sono riportate delle foto di tecniche per la ricomposizione dei volti che ci sembrano mostruosi, sembrano sadiche, sembrano esperimenti di scienziati pazzi, sembra l'isola del dottor Moreau, ma in realtà era semplicemente il fatto che questi chirurghi non sapevano come fare, erano impreparati tecnicamente e in realtà rimasero sconfitti. La tecnologia medica negli ultimi anni ha fatto grandi passi, ma tuttora in molti casi non riesce a risolvere con la chirurgia plastica di cui oggi disponiamo casi paragonabili a questi. Ecco, quando pensiamo alla ricostruzione dei gessi di Possagno, alla ricostruzione più crudele della ferita, ci viene in mente invece quest'altro quadro. Questo non è Dix, ma è Georg Grotz, è uno dei pochi quadri della fase dadaista di Grotz, prima che passi alla nuova oggettività, e anzi all'espressionismo, sì, alla nuova oggettività. E come vedete, appunto, la faccia di questo personaggio è una faccia che è stata devastata proprio dall'inserimento di protesi metalliche all'interno del volto. È un quadro, appunto, degli anni 20. E ricorda in maniera spettrale, appunto, come i gessi a Possagno erano stati ricostruiti immediatamente per far fronte alla ferita del bombardamento. Ecco, De Chirico, abbiamo detto, al dio ortopedico. Se noi confrontiamo questi due quadri, che distano circa 10 anni, vediamo come alcuni elementi dell'immaginario prostetico, dell'immaginario, appunto, delle Gelcassé, effettivamente possono essere stati presi in considerazione di Chirico. Ovviamente la data del primo è una data problematica, siamo nel 15, e tuttavia, appunto, stando a Sophie Delaporte, le prime immagini delle Gelcassé cominciano a circolare verso la fine del 14, quindi non è impossibile che per questo manichino, per questa forma di manichino, De Chirico abbia tenuto presente, appunto, le figurazioni più terribili dei reduci di guerra. Ma quello che colpisce è anche la compresenza invece del manichino apollineo, quello apparentemente imperturbato, quello più tradizionalmente ascritto all'iconografia di Chirichiana, che è quello che, appunto, ha la testa ornata da questo cordoncino stellare, no? Anche questo in realtà è un manichino cieco. Il tema della cecità attraversa tutto l'immaginario prostetico e ortopedico, per dirla con Longhi, di Chirico, ed è un tema, appunto, pensate al ritratto di Apollinaire, che viene da lontano, no? È un attributo mitico, quello del poeta, quello di essere cieco. C'è Omero, c'è Tiresia, c'è addirittura Orfeo, secondo Apollinaire anche Orfeo aveva subito una forma di accecamento. Ecco, questi manichini quindi in un modo o nell'altro sembrano effettivamente alludere a questa dimensione. Ma soprattutto c'è l'episodio del ricovero di cui vi avevo anticipato, nella clinica di Villa del Seminario, nella primavera del 17, a Ferrara. Di Chirico, appunto, si trasferisce a Ferrara nel 15, si imbosca, riesce a evitare accuratamente, con l'aiuto della madre, che aveva molte conoscenze importanti, riesce a evitare, appunto, di essere arruolato, e finisce in questo ospedale che era stato fondato nel 16 da Gaetano Boschi. Gaetano Boschi è una figura oggi un po' dimenticata,
si deve proprio ad Antonio Gibelli di averlo rispolverato, per così dire, scoprendo un libro degli anni 30 davvero impressionante, no? Per ricchezza di riferimenti, per anche profondità di riflessioni. Dobbiamo pensare che Boschi, si può fare dell'ironia sul fatto che De Chirico si fosse imboscato nella clinica del dottor Boschi, ma insomma sono cose che capitano, che Boschi scrisse un articolo sulle nevrosi di guerra nel 15, quindi appena ci furono i primi casi di reduci italiani. Freud scrive il primo articolo sulle nevrosi di guerra, che ovviamente è molto più avanzato e molto più importante di quello di Boschi, però lo scrive nel 19. Quindi Boschi è veramente una figura pionieristica, straordinariamente avanti, e anche il modo in cui costruisce Villa del Seminario, che si trova un po' distante da Ferrara, è un modo assolutamente innovativo, in cui appunto si distingue con molta attenzione il traumatizzato di guerra dal pazzo, da colui che deve essere isolato e allontanato dal corpo sociale. Quella era una clinica che doveva invece appunto recuperare i traumatizzati. Tant'è vero che appunto ci potevano entrare personaggi come De Chirico e come Carrà, che traumatizzati oggettivamente non erano da nessun punto di vista, anche perché la guerra non l'avevano fatta. Quello che è interessante è che dopo la fine della guerra Boschi capisce che quell'esperienza in cui appunto lui si è trovato dentro al suo ospedale due pittori così importanti come De Chirico e Carrà è un'esperienza che a sua volta può essere oggetto di un'analisi teorica, di un'analisi clinica, e anche di cercare di capire l'intersezione tra il trauma e l'opera d'arte. Oggi quanta parte della riflessione contemporanea, no, insiste ai famosi trauma studies? Boschi ha questa intuizione, no? Cerca di entrare in contatto con Carrà e De Chirico e dà l'incarico a un suo collaboratore, Gustavo Tanfani, di appunto scrivere un articolo su questo tema, su questa rivista, l'Illustrazione Medica Italiana. Carrà manda subito la riproduzione di un suo quadro, composto appunto a Villa del Seminario, il quadro che si intitola Solitudine, anche se poi nella rivista, lo vedete qui in basso a sinistra, viene riprodotto col titolo Impressioni dell'ospedale neurologico. Invece De Chirico, alla De Chirico, gli manda la parcella dei suoi mercanti, dice: se volete comprare dei quadri per studiare, se volete dei quadri per studiare dovete comprarli. Vabbè. E infatti non viene citato nell'articolo di Tanfani, però le parole che usa Tanfani sono simili, fatte le debite proporzioni, a quelle che aveva usato poco prima Longhi nella Stroncatura di De Chirico. Cioè si crea questo cortocircuito tra l'immaginario metafisico e appunto la traumatologia bellica. Andiamo un po' avanti, arriviamo appunto a un panorama più recente, quello che è percorso nelle ultime sale della mostra. Di mezzo c'è evidentemente il fascismo. Che cosa è stato da questo punto di vista il fascismo nei confronti del movimento dei reduci, del movimento dei mutilati? Abbiamo detto Carlo Delcroix che si avvicina, partecipa allo sforzo politico fascista, malgrado fosse di fede d'Annunziana. Qual è lo spirito col quale appunto i fascisti si rapportano con i reduci? Naturalmente appunto il tema della vittoria mutilata, la propaganda della vittoria mutilata fa dei reduci e dei mutilati dei veri e propri testimonials. Ed è interessante che la stessa imagery, la stessa figura scioccante che abbiamo visto con Friedrich essere usata a fini pacifisti, possa essere usato invece a fini revanchisti, a fini bellicisti, a fini militaristi, a fini fascisti. Tutto questo avviene attraverso una serie di spostamenti progressivi nei quali l'opera degli scrittori ha un suo ruolo. Vi salvo tutti una serie di passaggi che potete trovare nel mio testo. Una figura chiave da questo punto di vista è sicuramente stata quella di Massimo Bontempelli, perché Bontempelli è una figura di snodo, come sapete, tra la cultura letteraria, la cultura artistica e anche il regime politico, il regime fascista. Bontempelli poi prenderà le distanze dal regime, seppur tardivamente, ma anche con un certo coraggio, come sapete, alla fine
del 38. Ma quando negli anni 20 invece scrive le sue favole metafisiche, La scacchiera davanti allo specchio, Eva ultima e quant'altro, evidentemente sta componendo una mitologia, sta componendo un imagery, sta componendo una genealogia di figure che sono quelle appunto che in qualche misura fanno sì che possiamo trovare la figura del manichino, la figura dell'immaginario metafisico adattata al contesto fascista, anche al contesto Decaux, perché poi effettivamente Bontempelli negli anni 30 sottrarrà sempre di più quei connotati di ambiguità, quei connotati di inquietudine, quei connotati anche di sottile terrore che percorrono le sue favole metafisiche, e sempre di più nelle opere del cosiddetto realismo magico invece proporrà al pubblico borghese un intrattenimento che non ha più nulla di problematico anche sul piano della simbologia politica. È molto interessante nell'opera di Bontempelli un testo del 25, se non ricordo male, che si chiama Eva Ultima. Perché? Perché il personaggio di Eva Ultima è un personaggio tipicamente pirandelliano. Negli anni tra il 24 e il 25 Savinio, Bontempelli, De Chirico collaborano tutti con Pirandello nel teatro, nel cosiddetto teatro degli undici, un teatro sperimentale che avrà vita breve ma che poi nutrirà molte esperienze a venire. Beh, effettivamente appunto Bontempelli riprende alcuni tempi di Pirandello ma li mescola con un'iconografia che è quella della metafisica e della metafisica de Chirichiana. Eva Ultima è un testo particolarmente interessante perché la sua storia è quella di un personaggio femminile che indossa una serie di abiti, potremmo dire che fa la manken per l'appunto, indossa una serie di abiti, è un'indossatrice, ma ogni volta che indossa un abito cambia la sua psicologia. È un po' un archetipo di Zelig, di Woody Allen, se ci pensate, no? Cioè il suo aspetto, il suo abbigliamento fa sì che quel personaggio cambi comportamento, cambi modo di pensare, cambi modo di rapportarsi anche eroticamente con i suoi partner e via dicendo. Bontempelli scrive dello stesso anno un testo che si chiama Complimenti alla moda, in cui torna su un dettaglio che ho visto nel catalogo essere stato trattato, se non sbaglio, da uno dei testi in catalogo, insomma, che tratta dei ruoli di genere, della Battilocchi, esatto. Ecco, quel testo è molto interessante perché pone l'attenzione sulla moda dei capelli alla maschietta, che appunto si diffonde negli anni 20 e che è un segno dell'emancipazione femminile, cioè i capelli corti, di gusto androgino, erano considerati un modo per contravvenire all'iconografia della donna mediterranea, dell'angelo del focolare, della donna che ha essenzialmente una funzione di procreazione, nutrizione e accudimento della prole. Invece la donna, la maschietta, è una donna indipendente, una donna bisessuale in molti casi, una donna spregiudicata, una donna che lavora, una donna sportiva, una donna avventurosa e appunto sessualmente indipendente. Bontempelli dice, ecco, questa moda dei capelli alla maschietta è la moda perfetta del nostro tempo, perché è una moda uscita dalla guerra. Cioè l'uniformazione dell'aspetto della donna rispetto all'uomo è frutto appunto di una coerenza, di una messa a sistema, di una eliminazione dei tratti distintivi del corpo femminile rispetto a quello maschile, che sono frutto di un più generale moto di riconciliazione e di affratellamento che ci ha uniti tutti. Facile pensare all'etimologia del termine fascismo, per l'appunto, no? Che mette insieme tante anime diverse, tanti aspetti diversi, tanti modi di essere diversi e compone un'immagine risultante. Ecco, una figura straordinaria, ormai molto studiata grazie anche agli studi appunto della collezione Wolfson, che ne conserva, credo, gran parte dell'archivio, è quella appunto di questo strano personaggio, Ernesto Micheles, fiorentino di origine britannica, che prende il nome d'arte di Tayat. Avrà poi una vita
avventurosa, singolare, farà appunto il disegnatore di moda. Nel dopoguerra, forse insomma avrà un momento un po' di confusione, diventerà uno dei fondatori del movimento ufologico italiano e produrrà una serie di studi e di pubblicazioni appunto su questo tema, ma questa è un'altra storia. Durante il fascismo, anzi qua siamo prima del fascismo perché siamo nel 19, Tagliat riesce in due straordinari exploit che sono entrambi perfettamente sintomatici, per così dire, di questa nostra storia. Uno è la tuta, famosissimo, no? Studiato da linguisti. Perché tuta? Perché la T è la forma dell'abito, ma perché soprattutto è un modello unisex, che quindi può essere usato dagli uomini e dalle donne, può essere usato da tutte le classi sociali, può essere usato in tutti i contesti lavorativi, può essere usato da tutti, è per tutti. La tuta è appunto lo strumento di uniformazione. Ernst Jünger, in un testo straordinario del 1934, teorizzerà proprio questo. Il saggio sul dolore, una delle pagine più terribili e più straordinarie della letteratura del Novecento, contenuto nel libro che si intitola Foglie e Pietre, dirà Jünger appunto che l'uomo uscito dalla guerra è un uomo che non ha più individualità, è un everyman, avrebbero detto nel Medioevo, è un uomo che è tutti, ed è per questo che può riconoscersi nei leader, negli autocrati, nei dittatori che incarnano questa totalità, che la compongono e la proiettano appunto nella storia. La tuta è di tutti e la tuta è tutta d'un pezzo, questo è altrettanto importante. Ci sono pochissime cuciture nella tuta e questo ci fa pensare come appunto il tema della cucitura, per esempio nei manichini di Chirico, in realtà sia una forma, no, chissà quanto consapevole, di sottrarsi a questo unanimismo, di mantenere invece il segno del trauma, sempre, magari accennato, non in quei modi estremi come abbiamo visto prima, ma appunto quell'istoriazione sulla testa del manichino è sempre un po' anche una commessura, è sempre un po' anche una cucitura. Bene, le cuciture nella tuta di Tagliat sono ridotte al minimo, perché anche dal punto di vista produttivo la tuta deve essere fatta tutta d'un pezzo. Tutto d'un pezzo è appunto il protagonista della più celebre immagine di Tagliat, che appunto è presente qui alla mostra. Su questo busto, su questo ritratto si è scritto molto e tuttora riserva dei misteri, quindi appunto adesso non entrerò nei dettagli. Quello che più interessa forse è questo aneddoto. Lui lo realizza in realtà nel 28, il primo bozzetto. Lo mostra a Marinetti, col quale era in contatto, e Marinetti se ne entusiasma, dice: ma questo è il Duce, questo è il ritratto ideale del Duce. E subito Tagliat dice: certo, ovviamente. Marinetti lo porta al Duce e questo è l'unico ritratto di Mussolini che Mussolini accetterà. In realtà abbiamo qui appunto il ritratto di Wildt che viene fatto suo dalla Sarfatti, che circola abbondantemente nella cultura figurativa italiana di quegli anni, ma il ritratto al quale Mussolini resta veramente legato è questo di Tagliat. C'è addirittura una versione del bozzetto che riporta nella grafia dello stesso Mussolini: questo è Benito Mussolini come piace a Benito Mussolini, e concesse a Tagliat la possibilità di stampare in numerose copie appunto questo bozzetto a mo' di cartolina. Tanto il buon Tagliat, malgrado questo successo, poi non ebbe tutti questi incarichi, tutta questa fortuna nel periodo successivo. Questo è un altro piccolo mistero. Fatto sta che quello che non si capisce è se Tagliat avesse voluto veramente ritrarre il Duce o se questa non fosse stata piuttosto un'idea di Marinetti, ma non ha molta importanza se ci pensiamo bene, perché anche se questo nelle premesse non volesse essere stato il ritratto del Duce e fosse stato invece, come lo intitola alternativamente Tagliat, il ritratto dell'uomo, il vir, beh, l'idea di Jünger è ancora più anticipata, no? L'uomo senza faccia, l'uomo senza lineamenti, appunto ci sono tutte le radici figurative del manichino di De Chirico, Apollinaire e via dicendo, l'uomo senza faccia che è appunto scolpito dalla storia, scolpito dal vento della storia, e che grazie a questo suo profilo aerodinamico consente appunto a questa storia di essere attraversata, di essere spezzata da un movimento che non ammette esitazioni. Si capisce come Mussolini potesse gradire questo tipo
di immaginario. Qui trovate per esempio un'immagine straordinariamente significativa della grafica propagandistica fascista, quella di Alexander Chavinsky per il plebiscito del 34, no? Che riprende, secondo me abbastanza consapevolmente, l'immagine del frontespizio del Leviatano di Hobbes, no? Il testo fondamentale della politica del Seicento, in cui il corpo del duce è composto dai corpi del suo popolo. Appunto, come diceva Junger, tutto. L'uomo nato dalla guerra elimina l'individualità, elimina la sofferenza individuale, elimina i lineamenti soggettivi e si incarna, si riproduce, si conforma appunto in un'immagine totalitaria. Si potrebbe dire che oggi coloro che consumano con tanta, come si può dire, leggerezza, uno strumento che si chiama Facebook, che è composto dalle facce dei suoi utenti, forse dovrebbero ripensare appunto al frontespizio del Leviatano, in cui il corpo del Leviatano è composto appunto dai volti dei suoi sudditi, gli stessi volti che troviamo appunto nella propaganda del totalitarismo novecentesco. Eccolo qui Mussolini. Mussolini nel febbraio del 17 viene ferito a sua volta a Doberdò, una ferita su cui si è ricamato molto anche in questo caso, ferita che effettivamente lui contrasse, e tra l'altro fu un incidente pericoloso perché l'unità nella quale militava Mussolini, l'unità d'artiglieria, venne decimata, morirono una dozzina di suoi commilitoni, mentre le ferite di Mussolini al volto e a un braccio furono superficiali. Fatto sta che questa fotografia è una fotografia che nei primi anni del regime, anzi negli anni immediatamente prima della marcia su Roma, ebbe molta circolazione. Cioè Mussolini in prima persona si presenta come reduce. L'inizio del suo percorso è appunto in qualità di reduce di guerra, di mutilato di guerra. In realtà poi questa immagine, che appunto è anche un'immagine strumentale perché poi la ferita era molto superficiale e probabilmente il ricovero non si dovette alla ferita ma a un problema di sifilide che contrasse all'epoca e che poi gli rimase anche in seguito, ma insomma al di là della vicenda clinica, che tuttora è abbastanza misteriosa, quello che ci interessa è lo slittamento simbolico della figura del reduce e del mutilato. Mentre all'inizio Mussolini vuole presentarsi in prima persona come ferito di guerra, come mutilato di guerra, a un certo punto capisce che questa icona non gli conviene e cambia completamente strategia. Proprio nel libro che citavo prima, quello War is Over, Dautilia, che è uno storico della fotografia estremamente acuto, sottolinea questo fatto, che dopo la circolazione di questa immagine, che appunto arriva fino all'inizio degli anni 20, questa stessa immagine viene censurata, non viene più pubblicata, anche se il diario di Mussolini, invece il diario di guerra, viene pubblicato varie volte. E soprattutto Mussolini evita di farsi fotografare sempre nei momenti di debolezza fisica. Addirittura prescrive che non venga mai fotografato con gli occhiali. Lui portava gli occhiali, aveva bisogno di occhiali per lavorare, ma è molto raro trovare una foto di Mussolini con gli occhiali. Cioè lui è riuscito a impedire, pensate come potesse essere complesso anche in un momento come il ventennio, un periodo così lungo, sempre sotto la luce dei riflettori, riuscì quasi sempre a impedire di essere fotografato con gli occhiali. Addirittura ricorda Dautilia degli aneddoti in cui lui evitava di essere fotografato accanto a persone malate, non voleva mai essere fotografato negli ospedali, quindi aveva una vera e propria fobia della debolezza fisica, della ferita corporea. Naturalmente si può pensare che fosse, come dire, anche questo di origine traumatica, ma l'uomo, ahimè, era intelligente e quindi secondo me c'è un'intenzione precisa, che è quella di passare da un'idea di uomo della guerra che porta su di sé le tracce, i segni della guerra, no? L'equivalente appunto della saracinesca dell'albergo di Genova, che porta su di sé i tatuaggi della guerra. Questa icona, che è l'icona del manichino di De Chirico, che è appunto l'icona delle Gelcassé, che è l'icona appunto traumatica del grande espressionismo, invece deve essere ricondotta a un'icona
che non ha più suture, che non ha più commessure, che non ha più interruzioni. Il fascio deve omettere di mostrare le componenti che lo rendono tale. Il fascio deve diventare un proiettile, lo dice appunto esplicitamente Junger nel Saggio sul dolore. L'uomo uscito dalla guerra è talmente corazzato dall'esperienza della guerra che diventa lui stesso un proiettile nelle tempeste d'acciaio. Che cos'è questo Mussolini se non appunto un proiettile? Un proiettile che poi appunto i critici psicanalitici facilmente riconducono ovviamente a un'immagine fallica, ma anche in termini sessuali. Il Mussolini, perdonate, testa di cazzo, è comunque la costruzione di una immagine, di una imago, di un'icona che deve assolutamente essere affermativa e che non può più prevedere alcuna incertezza, non può più prevedere alcuna commessura, non può più prevedere nessuna interruzione. Se il reduce negli anni 20 è un reduce appunto che troviamo nei quadri di questa mostra, traumatizzato, depresso, malinconico, spesso ripiegato fisicamente su se stesso e sulla sua ferita, il reduce degli anni 30, che si prepara a entrare in una nuova tempesta d'acciaio, deve essere invece un uomo metallico, deve essere un uomo tutto d'un pezzo, deve essere un uomo che non prevede incertezze, deve essere un fascista. Grazie al professor Cortellesse per questa bellissima lezione che integra il suo altrettanto notevole saggio in catalogo. Appunto, consiglio la lettura e la visita a questo punto alla mostra sulla base di queste suggestioni che abbiamo ricevuto. Vi diamo appuntamento al prossimo incontro tra 2 settimane, il 5 dicembre, che continuerà appunto questa serie di appuntamenti dedicati all'atre della mostra. Arrivederci a tutti.